Ringrazio il professor Bambino che ha appena accennato alla genesi di questa collaborazione di volume. È un invito che ho accolto con interesse, mossa da una pluralità di considerazioni che complessivamente insistono sulla constatazione del ruolo che di carattere culturale, identitario e civile che lo sport svolge nella società e nell'immaginario collettivo del nostro paese, imponendosi all'opinione pubblica come fatto sociale e tale, in grado di generare produrre simboli e linguaggi che pensano in maniera trasversale in tutte le sfere della nostra società. Si tratta di ordini di considerazione che mi ha appena accennato, generate dalle valutazioni che ho fatto riferimento, che vorrei ricordare perché costituiscono le direttrici tematiche, topoi, in cui poi ho costruito il mio contributo al volume che si presenta oggi e sul quale, aspetto che non si è soffermato per ricordare il passaggio. In primo luogo, i miei occhi risultano evidente la rilevanza assunta dalla cultura sportiva, ma anche il ruolo giocato in questo processo dalla storiografia nel mediarla e rappresentarla, e insieme la funzione svolta dalle fonti documentarie, orali e audiovisive, nel testo e nell'ordito di questo processo. Si tratta di fonti, vorrei sottolineare, che ben si prestano a narrazioni condotte sotto la forma accessibile e educativa ormai nota con Public History, intesa nella pubblica accessione di storie pubbliche e storie per il pubblico. L'opinione comune, infatti, che gli eventi sportivi, oramai strettamente connessi al quotidiano di migliaia di persone e al loro vissuto, hanno generato negli ultimi anni un bisogno di cultura storico-sportiva funzionale alle dinamiche identitarie e sociali dei tifosi, investendo anche il ricordo di una realtà poliedrica costituita da elementi sociali, simbolici, economici e ludici. La conoscenza dei processi storici, educativi e sociali che hanno consentito lo sviluppo della cultura sportiva nel nostro paese hanno generato negli ultimi anni anche un bisogno di cultura storico-sportiva funzionale a cogliere il legame con le tradizioni italiane, locali e nazionali maturate nel tempo. E la memoria sportiva tra le poche forme di memoria condivisa del nostro paese che oggi per le sue altre rappresentazioni utilizza anche fonti proprio del storico ortodosso e ci si riferisce appunto alle fonti attivistiche come quelle che noi abbiamo pubblicato, le visive, fotografiche, bibliografiche o altro, la memoria sportiva, dicevo, gioca un ruolo fondamentale in questo processo. Non a caso anche nel nostro paese la maggiore attenzione a questa cultura è secondata la disseminazione di musei e mostre dello sportivo e lo sviluppo di diversi ambiti di ricerca, storia materiale, museale dello sport, per esempio, storia della comunicazione sportiva nella famiglia o storia del tifo organizzato. In secondo luogo, nella genesi del contributo, si è presa in considerazione la funzione di aggregazione, integrazione e inclusione, tra l'altro è stata chiamata più volte su questo tavolo, svolta dai valori e dai principi che si ispirano alle discipline sportive. In questa prospettiva si è fatta strada nella società l'opinione che anche lo sport e gli ideali che lo percorrono favoriscano dinamiche di comprensione e incontro tra persone di differente provenienza, estrazione e generazione, spesso animate da valori confliggenti, finendo con lo svolgere un ruolo di risorsa per la coesione sociale e con l'assumere il significato di formula di convivenza e di appartenenza a una comunità. In terzo luogo, nell'impianto del contributo al volume, si è valutata e posta nella dovuta intensa, perché strettamente connessa alle istanze di riflessione appena accennate, l'attenzione che si è rivelata ininterrotta e capillare che i Presidenti della Repubblica, nel corso di cerimonie, udienze e interventi, hanno rivolto al mondo dello sport, ai valori che lo animano e che quel mondo rappresenta, alla società civile che nello sport e con lo sport si identifica. Un'attenzione, vorrei sottolineare, maturata nell'esercizio della funzione costituzionale di rappresentanza dell'unità nazionale, volta dei presidenti, che assume in parole un tassello significativo nel quadro della multiforme pedagogia presidenziale di educazione alla cittadinanza. Entro le coordinate dei processi appena accennati, che sono di educazione alla
di tutela delle memorie del nostro paese, di incentivazione delle pratiche di conservazione e valorizzazione delle fonti per la storia dello sport, si è inserita la scelta di pubblicare nel volume, in quanto soltanto dovrà considerare la prima parte del volume, nelle sezioni le parole dei presidenti e le immagini dei presidenti, una selezione di discorsi del Presidente della Repubblica, sostenuti dalla forza narrativa delle immagini che li hanno accompagnati, conservate entrambi fotografie e discorsi presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica. Ricordo che gli archivi del Quirinale sono custoditi all'archivio storico della Presidenza della Repubblica inaugurato dal Presidente Scalfaro nel 2 giugno del 1996. Le carte, vorrei sottolineare anche questo, coprono un quarto di tempo che dai tempi dell'amministrazione Sabato, dal Palazzo del Quirinale, sede di Giovanni per l'Italia, ci conduce alla transizione del secondo dopoguerra, per poi accompagnarci lungo gli 11 mandati presidenziali susseguitisi nell'ultimo settantennio, del Rio di Nicola, come professore dello Stato, dal 1 gennaio del 1948, assunse le funzioni e attribuzioni e titolo di Presidente della Repubblica, sino alla chiusura del secondo mandato di Giorgio Napolitano. In particolare, la scelta della pubblicazione è stata dettata dalla consapevolezza della voce espressiva insita nella interlocuzione presidenziale, che nella forma dei discorsi veicola con grande efficacia principi, valori, ideali, obiettivi, regole del buon governo, giudicate essenziali per il bene del Paese. Gli stessi che nel quadro delle prerogative costituzionali del Capo dello Stato animano ogni forma di esternazione del Presidente della Repubblica. Indirizzati a un pubblico ampio e coerente della sua composizione, gli interventi dei Presidenti manifestano un processo graduale di sviluppo e di elaborazione delle idee di vita che ispirano la riflessione dei capi dello Stato. Una riflessione certamente stimolata e arricchita dal numero elevatissimo di incontri con esponenti della società civile del nostro Paese. Al contempo, le osservazioni presidenziali si alimentano pratiche di comunicazione che non solo contribuiscono a restituire al sistema di comunicazione un ruolo centrale nell'interpretazione delle policy che conducono ciascun mandato presidenziale, ma possono anche promuovere, come è il caso della selezione che state effettuando in questo volume, possono anche promuovere la conoscenza della nostra storia grazie alla forza e al valore della interazione instaurata tra il Presidente, il suo pubblico e la società nelle sue diverse forme di organizzazione. Ricordo a questo proposito, abbiamo anche chiudere l'intervento, che i Presidenti della Repubblica iniziano subito dopo la nomina a incontrare la società civile nel corso di udienze e visite che costituiscono parte importante del dialogo e della complessiva dialettica che si svolge tra il Presidente e il Paese. Momento significativo di quella che è stata definita una pratica di pedagogia presidenziale, la quale accennava in apertura, asse portante per l'esercizio della funzione di rappresentanza delle unità nazionali, l'incontro con gli italiani costituisce, ha costituito sulla regione presidenza, dal ricordo con i nati, una tappa significativa di un percorso inteso a conoscere meglio l'Italia e soprattutto a farla conoscere meglio gli italiani. Nelle udienze al Quirinale, nel corso di un viaggio in Italia alla data di interrogato, il Presidente incontra rappresentanti del mondo politico, delle istituzioni, della cultura e dello sport, di enti e associazioni variamente rappresentative delle diverse categorie sociali. Riceve e intrattiene a colloqui con le cittadine, provinciali, regionali, civili e religiose, visita università, sedi di giornali, centri di ricerca, ospedali, istituti scolastici di ogni tipo e anche inaugura incontri, partite, stanze. I discorsi pronunciati dai presenti in queste occasioni, ricchi di temi italiani, toccano le realtà locali, i loro problemi, le loro realizzazioni, i complessi processi di riforma istituzionale e di crescita della società civile ed economica in corso di Italia lungo l'intero settantennio repubblicano, le questioni sociali e culturali che coinvolgono il Paese e tra i questi i temi delle discipline sportive e i valori più alti di cui lo sport è portatore. Agonismo, questo riporto, sono termini che ricorrono reiteratamente nei discorsi, agonismo, disciplina, impegno, collaborazione, capacità.
Dall'insieme dei testi e delle fotografie e delle informazioni che si è scelto di pubblicare nel volume, emerge un quadro complesso per i gatti della nostra società. Un'Italia che lavora, si legge spesso in numerosi messaggi legati allo Stato, e qui cito le parole del Presidente Ciampi, un'Italia che lavora in un'atmosfera politica e sociale abitualmente distesa e costruttiva e che sa guardare lontano, ben oltre i nostri confini, ove la pratica delle discipline sportive può diventare scuola di vita, strumento per l'integrazione e l'intervento della qualità della vita. Ed ora per chiudere, desidero ricordare un passo del discorso che si muove nella stessa direzione, perseguendo gli stessi obiettivi, svolto dal Presidente Mattarella il 22 giugno del 2016, in occasione della cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Rio de Janeiro. Il discorso, come gli altri, è pubblicato in questo volume. Era una bellissima giornata e questa cerimonia si svolge nei giorni del Quirinale. Il Presidente Mattarella lo ha certamente perché è presente nelle fotografie. Lo sport nel nostro paese, come in altri, che ha scritto Mattarella, svolge un ruolo di coesione sociale, di integrazione, insieme ad altre importanti realtà come l'educazione, l'istruzione e il lavoro. Sono tutti elementi che inducono la coesione e l'integrazione a vivere insieme. Proprio questa sua condizione conferisce allo sport anche un carattere, un profilo educativo, tanto più alto ed efficace quanto più positivi sono i comportamenti che nello sport si esprimono. E con questo punto, grazie per l'attenzione.